anche oggi, giorno 16 gennaio, i bambini a scuola non sono entrati. La scuola è comunque deserta, nessuno porterà i bambini finché il comune non troverà una soluzione, perché oltre il diritto allo studio si è tolto anche il diritto alla salute. I bambini sono sempre ammalati, tornano a casa già con la febbre, con la tosse, e quindi non è possibile portarli in una scuola così fredda. Chiediamo al comune di fare qualcosa, di mettere anche dei condizionatori, dei climatizzatori portatili, comunque di muoversi in qualche situazione, in qualche risoluzione del problema, di togliere la spazzatura che c'è al di fuori del cortile, dove i bambini dovrebbero fare educazione fisica, manifestazioni e altre cose, e invece non fanno niente perché è un pericolo anche per loro. Fino a quando non manderete i vostri figli a scuola? Cioè, fino a quando avete intenzione di continuare così? Continueremo così fin quando il comune non troverà almeno una soluzione per riscaldare le classi e mettere in sicurezza il giardino. A voi cosa è stato detto intanto? A noi non è stato detto nulla, abbiamo mandato anche delle firme al comune per muovere un pochino la situazione, però il tutto è rimasto nel vuoto. Non c'è comunicazione da parte del sindaco, non ci ha detto se farà qualcosa o se comunque sta provvedendo a fare qualcosa, siamo in attesa anche noi di un riscontro.